Siamo per Cotto, andiamo nell'azienda Dentesano che fa parte dell'elite, delle eccellenze dei prodotti del maiale in Friuli Venezia Giulia. Dentesano ha una storia lunga, nasce prima della guerra, nasce per Cotto, dove c'è la sede dell'azienda, poi il figlio di Angelo, che è stato il fondatore, che si chiama Sergio, va a Trieste, dove a Trieste c'è la tradizione del prosciutto cotto, apre un laboratorio e inizia la sua storia. Una ricerca sempre, direi, di qualità estrema, che lui elaborava con questi prosciutti cotti che serviva ogni sera ai buffet di Trieste caldi, quindi seguendo una tradizione storica che assorbe la tradizione austro-ungarica del territorio. Quindi si ritrasferiscono per Cotto e attualmente accanto a Sergio ci sono i due figli, Paolo e Federico, che seguono l'azienda. Bene, l'azienda ha una prerogativa, è stata la prima a convincersi e a lavorare su quella che è la filiera friulano 100%. Cosa vuol dire? La maggior parte dei maiali fino ad allora venivano coltivati, sono allevati in Italia, nella zona in Lombardia. Noi abbiamo tra parentesi la qualità dei maiali migliori d'Europa, tant'è vero che le leggi DOP del prosciutto di San Daniele e del prosciutto di Parma obbligano ad acquistare solamente prodotti italiani. Sul mercato sono i più cari rispetto agli olandesi, rispetto ai tedeschi e alle altre provenienze. Bene, andava detto questo perché è molto importante sapere che il consumatore sappia la provenienza della materia prima. Dentesano inizia a fare un lavoro 30 anni fa di ricerca per avere una filiera friulana e recuperare quindi gli allevamenti in Friuli e poter seguire personalmente dalla nascita all'allevamento, che vuol dire alimentazione, vuol dire seguire quella che è la parte più importante, che è proprio cosa i maiali mangiano. Hanno ottenuto questo successo interno, che è la base della qualità dei loro prodotti. Quali sono i loro prodotti? Ma innanzitutto sono legati al prosciutto cotto, ed è uno in particolare che è straordinario e che anche questo rappresenta e si collega alla tradizione, però alla quale poi hanno innovato, ed è il prosciutto cotto nel pane, il cartoccio così chiamato. Il prosciutto viene avvolto dalla pasta del pane, viene messo in forno, ogni chilo un'ora, quindi sono prosciutti di 8 kg, stanno 8 ore in forno. Questo pane l'avvolge, c'è la crosta alla fine, quando il prosciutto è cotto si apre, va mangiato caldo possibilmente, viene fuori un profumo straordinario e quindi tutti gli umori, tutti i sapori rimangono intatti dentro. Era una vecchia tradizione, una volta si portava nel forno del paese, oggi lo fanno loro nell'azienda. Accanto a questo una linea di salumi molto importante, molto buona, che poi seguiva personalmente Paron Sergio, e da voi anche qui c'è la qualità della tradizione della norcineria friulana.